In base alla priorità, quindi allo stato clinico del paziente, gli infermieri che sono specificatamente formati sul triage assegneranno un codice di priorità. Il rosso ovviamente ha un accesso immediato perché significa che c'è un immediato pericolo di vita, il giallo invece c'è la minaccia di un crollo, di un parametro vitale, quindi i tempi stimati nei protocolli universali sono circa 20-30 minuti all'accesso al trattamento medico, il verde invece o piuttosto che il bianco sono definiti codici di priorità minori, cioè sono urgenze che possono essere differite nel tempo. I pazienti che vengono messi in attesa poi vengono rivalutati, lo stato clinico può cambiare, può migliorare ma può anche peggiorare. Questo è il nostro tallone di Achille, cioè la difficoltà dell'infermiere a dover seguire tutti questi pazienti e a cercare di individuare quelli che possono essere fattori di peggioramento durante l'attesa. Direttamente in eco, è un ST sopra con un valvo di terzo grado. L'abbiamo portata direttamente in sala ecocardiografica per fare un ecocardiogramma e poi tutto il proseguo dell'iter diagnostico terapeutico. ST sopra in inferiore con un valvo di terzo grado, paziente diabetico e ipoglicemia grave, la cartella ci sta seguendo. Verosimilmente la signora dovrà essere condotta nella sala di emodinamica e dovrà fare una coronarografia e valutare se mettere un pacemaker o temporaneo o definitivo, poi queste cose le valuteranno i cardiologi. La signora è arrivata con uno STEMI, con un infarto ST sopraslivellato, complicato a PAP completo, per cui adesso procederemo o per un accesso radiale o per un accesso femorale a guardare le coronarie con un'angiografia coronarica della signora e per poi eventualmente ricanalizzare il vaso colpevole dell'infarto. Stanno studiando noi, dobbiamo chiamare i genitori e glielo aspettiamo. Giovanotto ha compiuto un reato. Questa è la prima fase dell'intervento e consiste appunto nell'impianto di un catetere elettrostimolatore nelle sezioni destra del cuore. Questo è il passaggio del catetere in ventricolo destro e questa è la coronaria di destra, lesione colpevole dell'infarto. Questo è il passaggio del nostro filino guida per tentare la ricanalizzazione di questa coronaria. Siamo passati agevolmente col filo guida conquistando la distalità del vaso e questo è il risultato angiografico al passaggio del filo guida. Si evidenzia una stenosi critica con una componente trombotica che è stata poi la colpevole di questa occlusione coronarica. In questa immagine si nota l'impianto dello stent e questo è il risultato angiografico immediato post impianto di stent.